Il giorno dopo la Champions League penso che sia giusto e doveroso provare a cercare qualche spunto di riflessione proprio dalle partite dell'Europa che conta. E dato che ieri sera ero impegnato a una cena, non sono riuscito a gustarmi la bellezza di Chelsea-Real Madrid, ma ho recuperato. Questa mattina mi sono svegliato e mi sono riguardato tutta la partita in replica. Non ho visto invece la partita tra Villarreal e Bayern di Monaco, sono rimasto invece impressionato e stupito dall'1-0 con cui gli spagnoli hanno saputo ribaltare il favore del pronostico. E quindi attenzione, poi dico subito una cosa, no? Queste partite durano 180 minuti, si è giocato praticamente il primo tempo di questa gara e attenzione, perché dovesse vincere il Bayern Monaco con un gol di scarto, poi ci sarebbero addirittura i supplementari e sappiamo bene che quando arrivi anche ai supplementari contro una squadra più forte, quindi questo 1-0 del Villarreal tenetelo stretto. Ho letto che c'è stato anche un gol annullato per fuorigioco, adesso non sono andato nel dettaglio, non sono andato ad approfondire, però sicuramente questa vittoria spagnola non vuol dire niente, non c'è neanche da fare parallelismi strani con la Juve, anche se poi tipo il Lione quando ci buttò fuori con Sarri riuscì anche a eliminare anche Guardiola, no? Quindi vediamo se non succede un'altra volta una roba di questo tipo. Ieri a OCV mi hanno chiesto: ma tu preferiresti vedere il Villarreal che va avanti perché così? Sinceramente a me non me ne frega niente, la Juventus è uscita e quindi quelle che sono dentro adesso, che se la giochino pure tra di loro, possiamo avere delle preferenze su chi potrebbe andare avanti e chi no, ma non me ne frega niente che il Villarreal butti fuori il Bayern Monaco, poi questa è la mia posizione. Cerchiamo di parlare invece di quella che è stata appunto Chelsea-Real Madrid nel dettaglio e cercando di capire anche un po' quelle che sono le cose che dobbiamo portarci avanti lato Juventus. Tanto parto da qui. Avete notato la cosa in comune tra Chelsea e Real Madrid? Intanto il fatto che abbia segnato 3 gol Benzema e 1 Havertz, cioè i giocatori che facevano gli attaccanti. Lukaku poteva iscriversi a questa particolare statistica, però ha deciso bene di sprecare 2 occasioni, una clamorosa veramente che non si racconta. Ma c'è un'altra cosa che va ad unire queste due prestazioni, questi due attaccanti, Benzema e appunto Havertz. Il fatto che il gol, il secondo gol di Benzema, e ovviamente l'unico gol del Chelsea, nascano da una palla scodellata al centro dell'area di rigore da parte del regista, del centrocampista più qualitativo da una parte, Modric, che non devo stare qui a presentarvi perché è uno dei palloni d'oro, è un giocatore che ha vinto tutto con il Real Madrid, ha fatto una finale dei mondiali con la sua nazionale, e dall'altra Jorginho, un altro giocatore che non devo stare qui a presentarvi, ha vinto tutto con il Chelsea, ha vinto l'Europeo anche con la nazionale, terzo classificato al pallone d'oro quest'anno, quindi insomma due giocatori che il pallone sanno trattarlo con i guanti, e sono andati a mettere perfettamente sulla testa dei due attaccanti quei palloni lì. Perché vi dico questo? Perché io per tutta la partita ho guardato Benzema così. Non imparo niente di nuovo, è un giocatore che ormai ha questi livelli da troppi anni, da troppo tempo, quindi lo conosco, so chi è, ma vedo che è riuscito ad evolversi ancora di più. Ed è ovvio che un giocatore come Benzema mi vada a fare il parallelo con Vlahovic. Vlahovic ha 22 anni, è la prima volta che si ritrova in un top team, è la prima volta che gioca la Champions League, quindi ci sarà tempo, ha fatto 2 partite di Champions, ha fatto un gol, con calma. Arriveremo anche a quei livelli lì, non proprio quei livelli lì, me lo auguro, però penso che siano abbastanza irraggiungibili, stiamo parlando di un giocatore leggendario ormai, Karim Benzema ormai è un giocatore leggendario, che c'è poco da stare qui a discuterne. Però stavo pensando a come Benzema fosse davvero diventato il fulcro della manovra del Real Madrid, che tra l'altro non so se avete notato giocava praticamente sempre sulla sinistra perché c'era appunto, non mi viene il nome, Vinicius, dove c'era Vinicius e giocavano praticamente solo loro due, parlavano un po' la stessa lingua Vinicius e Benzema. A destra il povero Valverde ogni tanto compariva, ma le sgroppate offensive nascevano tutte dalla zona in cui si concentravano i due pericoli principali. Devo dirvi la verità, ho pensato, mi sono proiettato al futuro con la Juventus pensando a Chiesa Vlahovic insieme fare quel tipo di gioco. È ovvio che siamo ancora lontani da questi livelli, è ovvio che Chiesa tornerà da un crociato, è ovvio che Vlahovic ancora non è appunto Karim Benzema e probabilmente non lo sarà neppure mai, però ci sono delle similitudini. Dall'altra parte vi dico, tutte le volte che Real Madrid cercava di prendersi spazio anche con la salita, la sovrapposizione dei terzini o con l'ampiezza che garantivano appunto i due esterni,
era tutto basato sul centrocampo. Torniamo sempre lì, era tutto basato sul centrocampo, perché Kroos e Modric hanno una qualità nel palleggio incredibile. Poi Real Madrid ha giocato anche molto di rimessa, ma questo non importa a nessuno, perché ieri sera il Real Madrid è stato scoppiettante, ci ha messo un'intensità incredibile, sulle ripartenze fantastico, si chiudeva molto bene, poi qualche sceneggiata tra Eder e Carvajal, forse un po' di troppo, ma la malizia ci sta nel calcio, ovvio che dia fastidio ai tifosi della squadra avversaria, ai calciatori stessi avversari, però la grossa differenza, a parte Benzema e a parte la freschezza degli esterni, davvero nel Real l'ha fatta il centrocampo, perché era veramente il reparto che la faceva da padrone. E allora mi sono chiesto, mi sono domandato, ma nella Juventus, no? Che tanti anni che siamo qua, parliamo del centrocampo, punto debole qui e là, è vero, ma quanti assist abbiamo fatto con i soli centrocampisti? E allora ho cercato tramite Transfer Market una schermata, volevo fare il confronto, poi Transfer Market è andato offline e quindi non riesco a reperire i dati di Chelsea e di Real Madrid, vi porto solo quelli della Juve che sono i seguenti. Vi ho evidenziato in giallo i dati dei soli centrocampisti e ricordatevi, occhio, Transfer Market segna assist anche quando un giocatore si procura un calcio di rigore che poi viene trasformato. Morata è il miglior assist man della Juventus con 7, Bernardeschi ne ha 6, Dybala ne ha 6, il primo centrocampista è Manuel Locatelli con 5, poi c'è Bentancur con 3 che non fa più parte della Juventus, Rabiot con 2, Arthur con 1. McKennie e Zaccaria assenti, non ci sono in questa lista qui. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Diventa difficile. Noi siamo una squadra che molte volte cerca l'esterno e dall'esterno mettiamo il pallone in mezzo. Succede tante volte, mi viene in mente il gol di McKennie con l'Inter, mi vengono in mente tantissime occasioni, tantissime. Per vie centrali ci andiamo poco. È difficile, perché è più difficile, ma dobbiamo diventare una squadra brava a giocare anche lì in mezzo. Ma perché non giochiamo così spesso lì in mezzo? Perché ci manca qualità nel reparto. Ci manca quella possibilità di avere dei giocatori bravi a dialogare anche per vie centrali. È sempre più facile attaccare per vie esterne, perché gli avversari ti concedono un po' di più e marcano le linee centrali. È ovvio che per giocare la palla lì devi avere delle caratteristiche diverse, devi aumentare la qualità. Ed è qui che entra in gioco il giocatore chiacchierato nella giornata di ieri per la Juventus, che è Sergej Milinkovic-Savic. Ora, magari, partiamo dal presupposto magari. Però qua vi faccio una domanda: secondo voi la Juventus andrà a fare un esborso economico così alto per un singolo giocatore quest'estate? Perché per quanto mi riguarda no, non voglio smorzare l'entusiasmo, non voglio essere il pessimista, no, sto semplicemente dicendo che secondo me la Juventus si concentrerà nel diluire il budget a disposizione per la campagna acquisti di quest'estate per fare 2, 3, 4, 5 colpi, perché abbiamo bisogno di cambiare. Ragazzi, ieri vi abbiamo parlato, no? Vi ho parlato del rinnovo di De Sciglio e dell'eventuale riscatto di Morata. Sì, però attenzione, Dybala va via, Bernardeschi potrebbe andare via, Chiellini potrebbe andare via, almeno un centrocampista bisogna cederlo, Alessandro bisognerebbe cederlo, e sono 5 giocatori che devi sostituire. Pensare di andare a spendere 70, la butto lì, per Milinkovic-Savic, secondo me è abbastanza fuori dal mondo, secondo me non accadrà, però sarebbe logico farlo. E poi, ne dico un'altra, abbiamo visto, no, quei dati che vi ho portato, Morata sta giocando molto per vie esterne, e quindi quell'assist nasce anche dal fatto che Morata si allarga spesso, anche quando gioca punta, Alvaro si allarga, Bernardeschi gioca sempre largo, il primo assist man per la Juventus che gioca per vie centrali è Paulo Dybala, perché quello che dicevamo prima è più difficile, sì, ma lo stiamo perdendo, quindi dobbiamo veramente rimpiazzare la qualità per vie centrali, dobbiamo rimpiazzare la qualità in mezzo, noi dobbiamo sfruttare gli esterni perché abbiamo la possibilità di andare sugli esterni, abbiamo la velocità degli esterni, in questo momento abbiamo solo quello, perché in mezzo si fa un po' più fatica, gli unici due un po' più bravini a trattare il pallone anche in zona di rifinitura, ultimo passaggio, Dybala, Locatelli. L'abbiamo visto anche da quelli che sono stati effettivamente gli assist della Juventus. E allora serve aumentare lì. Ed è per quello che il nome di Jorginho, che faccio spesso e vi faccio ancora, secondo me è un profilo interessante. È per questo che Milinkovic-Savic vi dico magari, magari. È per questo che tante volte vi dico io Pogba parametro zero non la vedo una roba impossibile per la Juventus. Anzi, vedo molto più probabile Pogba parametro zero che Milinkovic-Savic ha pagato a cartellino. Qua poi apro una parentesi, perché è quello che dicevo ieri nel video, mi sembrava molto più logico rinnovare Dybala che tu piuttosto che
andare a trattare il riscatto di Morata che devi pagare, quindi magari la Juventus andrà a stupirci. Poi io tra Milinkovic, Savic e Pogba, se devo sceglierne uno vado su Milinkovic, perché Pogba è 2 anni più vecchio, ha già vinto tutto, la Juventus è già stato, ha un ingaggio molto elevato, ci sono tante cose, qualche infortunio di troppo. Poi secondo me Pogba singolarmente è più forte di Milinkovic, Savic, però Milinkovic non ha mai vinto in carriera. E ci sono quei giocatori che ce l'hanno quella voglia. Abbiamo visto come si è presentato Chiesa, abbiamo visto come si è presentato Vlahovic, anche se in questo momento Vlahovic non è al 100%, eh? Lo sappiamo, non è al, al di là dei gol che sta facendo meno, proprio nella prestazione non è al 100%, lo stiamo vedendo, sta facendo un po' fatica. E allora ripeto, per agevolare il suo compito di andare a segnare, di diventare ancora una volta un giocatore, che servono dei centrocampisti in grado di trattare il pallone, di dare del tuo al pallone, di giocare per vie centrali, di aggiungere qualità lì. Perché immaginiamoci la Juve dell'anno prossimo senza Dybala, che era l'unico, no, che negli ultimi metri poteva dare. Allora o rimetti un giocatore, un 10, un giocatore che qualitativamente lì davanti ti sa trattare il pallone, sa gestire il pallone, se no ti serve altri due giocatori, almeno altri due da affiancare a Locatelli. Poi uno può essere più di quantità, come può essere appunto Milinkovic-Savic, che riesce ad abbinare quantità e qualità. Può essere Rabiot, il Rabiot di turno, che per dare equilibrio al reparto, sì, però tutti gli altri devono riuscire ad aiutarmi. E poi io tornerò sempre a dirlo, cioè è inutile girarci intorno, quanto ci sta mancando Federico Chiesa. Ed è vero che Bernardeschi intorno a dicembre si è preso quella sua dose di qualità, un po', diciamo, ed è riuscito a fare un mese quasi perfetto a dicembre Bernardeschi, mentre aspettavamo il recupero di Chiesa, che poi torna e invece c'è un infortunio ancora più grande. Però abbiamo veramente bisogno, ragazzi, di quella qualità lì, abbiamo veramente bisogno di aggiungere qualità al reparto centrale, la spina dorsale della squadra, che è quella che forse abbiamo cercato di rifare anche un po' di più negli ultimi anni, perché Arthur, Locatelli, McKennie, Zaccaria, l'unico che è nella Juventus da più di 2 stagioni, quindi che ha iniziato a pensare, è Rabiot l'unico centrocampista. Sì, e abbiamo migliorato, abbiamo assolutamente migliorato, cioè ragazzi, il centrocampo l'anno scorso, non so se ve lo ricordate, Bentancur, Rabiot, Arthur, McKennie e Ramsey. Quello di quest'anno mi sembra già più adeguato, ma ancora non basta, serve ancora almeno un colpo di livello. Io dico 2, perché Dybala virtualmente me lo vado a inserire nei centrocampisti, quindi l'accessione di un centrocampista, l'acquisto di 2 centrocampisti di qualità, e poi serve recuperare Chiesa e aggiungere velocità là davanti. 4-3-3 mi sembra un po' la strada più facile per il prossimo anno da intraprendere, anche il 4-2-3-1 potrebbe essere un'ipotesi, poi vediamo come vorrà dare l'impronta Allegri. Ribadisco, non avrà un modulo fisso, però una cosa certa c'è: bisogna aumentare la qualità lì in mezzo, perché in un qualsiasi momento della partita il giocatore che c'ha il lancio va a cercare in verticale l'attaccante, va a cercare la scodellata, lo smarcamento, ed ecco lì che Vlahovic può tornare a fare gol. Poi ovvio ne può sbagliare, come quello dell'altra sera con l'Inter, che se lo porta sul destro dopo una bella giocata di sinistro. Oh, quello può succedere. Benzema anche ieri sera si è mangiato un gol praticamente a porta vuota sul mancino, poi ha avuto la freddezza di fare gli altri 3. Vabbè, terzo regalone, gli altri 2 sono di una bellezza incredibile, però sono tutti gesti tecnici individuali di Vinicius, che ti mette quella palla ai 1000 all'ora, di Benzema bravo nel capire che devi impattarla mentre corre, di Modric che vede il movimento dell'attaccante, ancora Benzema bravissimo, intelligentissimo a capire che deve giocarla al contrario rispetto a quella di prima. Queste non sono cose in cui è stato bravo Ancelotti, che dice ah, se l'è preparata bene. Sono state assolutamente giocate individuali dei suoi calciatori. Poi la partita è stata veramente fantastica, perché Ancelotti poi è stato bravo, no, a capire come andava giocata la partita. Negli episodi dei gol io vedo tanta individualità, ed è un po' quello che ci sta mancando a noi, che quella freschezza sull'esterno, Federico Chiesa, e quella qualità in mezzo al campo, Modric. Perché sono sicuro che Vlahovic sia il punto di ripartenza, e che possa essere Vlahovic quello che ci farà i gol come li ha fatti ieri sera Benzema per il Real. Vediamo, queste sono un po' di chiacchiere, di interpretazioni inerenti a una partita che secondo me è stata fantastica. Vediamo il ritorno la prossima settimana.